La sua domanda si fonda sul concetto, credo, molto significativo della continuità nel tempo e nello spazio. Il G8 di allora è stato un momento molto significativo per la vita italiana, per la vita dell'Aquila e per la vita internazionale. Porterò sicuramente al G8 e G20 di Chicago il contributo italiano alla riflessione su quanto sia evoluto lo scenario mondiale e su quanto sia diventato più rilevante in termini relativi il G20 rispetto al G8 a seguito della crisi finanziaria che ha doverosamente messo in campo parti del mondo meno affette dalla crisi e più affette, beate loro, dalla crescita economica. Lo spirito che pervase il G8, G20 dell'Aquila viene quindi moltiplicato dal punto di vista dell'importanza di sforzi per la governance multilaterale. E voglio anche ricordare che una delle intuizioni del G8 dell'Aquila dal punto di vista tematico fu la credo che fosse la prima volta che in una riunione di quel livello si pose tanta attenzione sui temi dell'alimentazione del genere umano e del ruolo dell'agricoltura nello sviluppo sostenibile, eccetera. Questi temi intuiti dal governo Berlusconi come temi decisivi hanno avuto un ulteriore forte sviluppo sia nelle coscienze dei governi, delle opinioni pubbliche, sia nella realtà, perché anche a seguito di selvagge fluttuazioni dei prezzi delle derrate agricole il tema è diventato così rilevante che la presidenza francese che ha preceduto quella attuale del G8 e del G20 ne ha fatto addirittura un tema prioritario. Quindi sì, si può dire, lei ha pensato a questo, io non ci avevo ancora pensato, ma ha perfettamente ragione, che sono venuto a cercare all'Aquila lo spirito per prepararmi meglio al G8 e G20 di Chicago. Gli abruzzesi ha un significato particolare. È una statuetta che raffigura invece, che raffigura il guerriero di Capestrano. È una statua che è stata rinvenuta, che risale al VI secolo a.C., è stata rinvenuta in Abruzzo ed è una statua molto importante, che è stata tra l'altro ospitata anche durante il G8, siamo riusciti a trasferirla, è stata quindi nella sala del G8 e comunque identifica noi abruzzesi, cioè le persone che sono, direi, magari anche taciturni, però con le spalle quadre, che sanno affrontare le difficoltà. E siccome le difficoltà noi ne abbiamo tante, ma lei ne ha tante, abbiamo tante difficoltà che dobbiamo mettere a posto, e allora quale migliore persona alla quale, insomma, dedicare questa statuetta del guerriero di Capestrano, lui è il guerriero che sta in questo momento difendendo il nostro paese, quindi anche la Abruzzo. Grazie. Qualche parola in aggiunta sul Gran Sasso Institute. Come diceva il ministro Barca, l'istituzione dell'istituto sarà entro la fine del mese, con l'approvazione del decreto sulle semplificazioni. Il progetto iniziale è di 3 anni, il finanziamento sarà di 16 milioni di euro della Regione Abruzzo e 16 milioni di euro sul decreto Abruzzo per la ricostruzione e sviluppo. L'istituto sarà inserito all'interno dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e ha l'obiettivo di creare competenze nel settore
della gestione dell'innovazione per lo sviluppo territoriale, in particolare collegato alle città intelligenti, e avrà altre due ulteriori gambe, una strettamente connessa al background dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, quindi alla fisica, e l'altra ai modelli matematici sofisticati per lo studio di sistemi complessi, quali quello delle città intelligenti. L'obiettivo è quello di creare un laboratorio di formazione. Voi credo che lo sappiate che ad oggi solo le università possono erogare dottorati, offrire dottorati di ricerca. L'obiettivo è invece quello di creare una sinergia di più università con l'istituto, in modo che le competenze siano competenze trasversali. Queste competenze non ci sono all'interno, in questa forma, delle università tradizionali, e quindi questo credo che sia interessante come esperimento paese. Il laboratorio avrà un'attività primaria di formazione, ma certamente anche di ricerca, di trasferimento della conoscenza. L'obiettivo è quello di creare sviluppo, di creare posti di lavoro e di servizi per il territorio. Quindi parallelamente allo sviluppo del progetto della ricostruzione creeremo le competenze perché questo possa avvenire. È, credo, un esempio virtuoso di connessione tra un territorio e una domanda di formazione in evidente espansione. Ci sono altri settori in cui si necessitano formazioni integrate di questo tipo. E quindi credo che ci sia una grande attenzione a questo punto di vista. Nel momento in cui sarà approvato, il Ministro dell'Università e della Ricerca nominerà un comitato ordinatore con 5 persone. 5 persone che saranno scelte con particolare attenzione perché dovremo riportare sull'Aquila competenze, rete, in modo tale che tutto il processo avvenga nei tempi più brevi possibili. Chiederemo al comitato ordinatore di predisporre il documento preliminare sul nuovo istituto entro l'estate, in modo tale che nell'anno accademico successivo sia avviato tutto il processo.